Grazie a te anche oggi siamo insieme e lo scopo nostro è quello di lodare il santo agnello di Dio, Gesù. Solo di quello parliamo. Lui è la persona più importante dell'universo, è l'unico al mondo. Noi vogliamo onorare Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che sono degni di ogni lode, tutto il nostro impegno, tutto ed è sempre poco. Se anche noi diamo la nostra vita totalmente, è troppo poco per quello che Egli ha fatto per noi. A Dio sia la gloria. Bene, prima che andiamo avanti però ti voglio ricordare alcune cose importanti. Noi abbiamo dei, dei nuovi testamenti per il carcere. Ascoltami bene sorella, fratello. Se tu conosci dei fratelli che vanno personalmente nel carcere, Facci chiamare, gli mandiamo dei nuovi testamenti che distribuiscano esclusivamente per i carcerati. Ricordati. Anche te che sei in carcere, prima di tutto ti saluto. Poi ti dico: se c'è qualche fratello che viene a visitarti, a te che sei nel carcere, sorella, fratello. Digli che ci chiami, che gli mandiamo dei nuovi testamenti per darli ai carcerati. Molto importante. Quello è un campo dove il Signore sta operando in un modo speciale. Non ci fermiamo. In Ebrei capitolo 3, 13 verso 3 leggiamo insieme, quando noi facciamo le cose, secondo dice la parola del Signore, il Signore sempre ci onora quando noi onoriamo la sua parola. Per te che lo fai, per noi che facciamo da tramite, c'è la benedizione di Dio. Leggiamo questo verso, ricordatevi dei carcerati. Come se voi foste nel carcere. Signore, aiutaci. Sai stare in 24 metri, in 20 metri quadrati, 24 ore al giorno, veramente è molto difficile. Diamogli la parola del Signore. Tu che sei già in carcere, i fratelli che vengono, digli che ci chiamino, che gli mandiamo i nuovi testamenti. Così allarghiamo il raggio della conoscenza della parola di Dio. E se tu vuoi offrire nuovi testamenti per i carcerati, chiamaci e noi li riceveremo per fare da tramite. Vedi, noi facciamo da tramite. Da una mano prendiamo, dall'altra porgiamo perché Dio ci ha chiamati a fare questo. Poi ti voglio ricordare anche un'altra cosa che va molto bene: per la tenda di Cristo alla risposta, per l'evangelizzazione. Tu conosci questa missione, sono 60-70 persone che tutti i giorni testimoniano del Signore nelle nostre strade d'Italia. Se senti nel cuore di essergli di aiuto per dargli del materiale, non ti trattenere, facciamo la nostra parte perché Dio fa la sua. Telefona, ordinali e noi glieli spediamo, così la tua collaborazione ci aiuta a seminare la parola di Dio in tutto e dappertutto. Facciamo ognuno la sua parte, questo è il tempo di seminare. Più seminiamo, più il Signore raccoglie. Il campo è grande, il il, la, la messa è grande, cioè il raccolto è molto grande. E noi dobbiamo raccogliere, raccogliere, raccogliere. Anime per il regno di Dio. Ricordati sempre. Noi facciamo da tramite, ognuno di noi fa da tramite, tu prendi da una parte e dai all'altra e così facciamo noi e a Dio sia la gloria. Ora vogliamo passare alla parola del Signore, ma prima che passiamo alla parola del Signore vogliamo pregare insieme, che lo Spirito Santo influenzi la nostra mente e il nostro cuore, che ci parli. Perché è molto importante che Egli parli al nostro cuore. Sai quando parlo io? Il mio parlare arriva al massimo ai tuoi orecchi. Ma quando parla Dio, Egli parla al cuore, promuove la fede. La fede viene dal cuore. E perciò, mettiamoci il cuore insieme, sorella, fratello e cerchiamo di assorbire più che possiamo, chiudiamo le porte al peccato e apriamo le porte a Dio nel nostro cuore. Diamogli il benvenuto ed invochiamolo nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri affari, nei nostri affanni, in tutto quello che facciamo, che Dio abbia il primo posto. Preghiamo insieme, mettiti insieme con me. Signore, veniamo a te insieme con la sorella, col fratello, con tutti quelli che siamo insieme fino all'estremità della terra. Dovunque c'è un'anima insieme con noi, Signore, o oh che la tua benedizione si posi su di lei, si posi su di Lui. Si posi su ciascuno di noi, nelle nostre case, nella nostra vita, nella nostra famiglia, nei nostri figli, nei nostri nipoti, nei nostri affari, nei nostri affanni. Spirito Santo di Dio, influenzaci e parlaci questa mattina. Te lo chiediamo tutti insieme. Sì, 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 sì. sì. Nel nome di Gesù, Padre Dio onnipotente, nostro Dio Yahweh. Gesù nostro Signore e Salvatore, unico mediatore, nostro Signore. E a te Spirito Santo, distribuisci ai nostri cuori quella saggezza divina e con la tua presenza anche i doni spirituali a ciascuno di noi. Nel nome di Gesù. Dacci la saggezza divina per amministrare ogni cosa con il tuo aiuto e con la tua saggezza. Amen. 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 Questa mattina leggiamo insieme in Deuteronomio capitolo 5, verso 15. Ricordati che sei stato schiavo nel paese di Egitto e che il Signore il tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente, con braccio steso. Perciò il Signore il tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del riposo. <ride> ricorda, ricorda, ricorda. Il quinto libro della Bibbia, il Deuteronomio. È l'ultimo libro che ha scritto Mosè. E lui cerca di ricordare alla nuova generazione e a quelli che ci sono restati vecchi, di ricordare da dove venivano, come il Signore li aveva guidati con potente mano, come li aveva portati avanti e prima di lasciare e di andare col Signore nel pianura di Moab, Egli scrisse per ispirazione divina questo libro, cercando di mettere ricorda, 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 ricorda le cose buone, le cose meno buone, quando erano stati bravi, quando erano stati cattivi. Cerca di fare il meglio prima che parte. Ricorda, ricorda. Ebbene. È pieno di ricordo Noi questa mattina vogliamo leggere questo. Questo è l'ultimo libro di che Mosè. C'è una seconda generazione dice ricordati. In questo verso che abbiamo letto dice "Ricordati che rischiavo e ricordati che adesso hai un giorno di riposo alla settimana" che prima non aveva. Dio è stato il primo, il primo sindacalista che ha detto sei giorni lavori, il settimo ti riposi. Così eravamo anche noi. Quando non conoscevamo il Signore, si lavorava dal primo di gennaio al 31 di dicembre. Sempre quando è venuto il Signore ha cambiato. Ha incominciato a mettere ordine nella nostra vita. Prima si viveva di pastorizia, si restava fino a tarda notte intorno agli animali per curarli. Quando abbiamo incontrato il Signore c'era un orario, alle 8 si andava al culto, alle 7 si tornava a casa perché c'era da andare in chiesa, la domenica c'era da fare festa perché dovevamo stare in comunione con Dio. Cambia tutto quando il Signore entra nella nostra vita. Signore, aiutaci. In primo Corinzi 12,2 riporta anche a noi un ricordo di come eravamo prima. Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro agli idoli muti, o possiamo dire stavamo sotto gli idoli muti, li portavamo sulle spalle secondo come vi si conduceva. Dietro agli idoli muti, sotto idoli muti, pieni di superstizioni, di tradizioni, di stregoneria, eravamo stregati da forze malefiche. In Gesù abbiamo trovato il riposo del cuore e anche della nostra vita. Alleluia, alleluia. Eravamo scrupolosi sotto l'idolatria. Mi raccontava mio padre che quando lui andava alla festa del crocefisso, che c'era un crocefisso sopra una collina, una montagna, c'erano di quelli che prendevano la scorciatoia. Lui era scrupoloso, doveva seguire la statua del crocefisso che portavano sulle spalle. E si sedeva anche il prete sopra perché era una strada di collina. E loro portavano queste statue sulle spalle. Che schiavi tu, Signore, aiutaci. Leggiamo un'altra volta questo verso e ci ricordiamo anche noi. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati sotto e dietro agli, agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. E questi erano pieni di forze malefiche, ma con Gesù abbiamo trovato il riposo del cuore. Alleluia. In Matteo capitolo 11, verso 28 e 29 dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. Abbiamo trovato riposo in Cristo. Ricordati, ricordati, sorella, ricordati, fratello. In Deuteronomio 7,19 continua e dice, leggiamo, Ricordati delle grandi prove che vedeste con i tuoi occhi, dei miracoli e dei prodigi, della mano potente e del braccio steso con i quali il Signore, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà il Signore, il tuo Dio, a tutti i popoli dei quali hai timore. In altre parole, non devi avere paura. Il Signore ora è con te. Alleluia, alleluia. In Deuteronomio 4:34 continua. Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie con mano potente, con braccio steso e con gesta tremenda, come fece per voi il Signore, il vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi, questo popolo. È l'unico popolo che è scaturito dal cuore di Dio attraverso una persona, Abramo, che decise di benedirla, disse di benedirla e lo ha benedetto. È infatti, il nostro padre Abramo è il padre delle tre religioni monoteiste e non solo, ma come padre di Israele. Egli ha fatto diventare Israele una nazione ed è la nazione più prosperosa del mondo, oggi anche se in guerra. Dio quando benedice, benedice. Un Dio che la sua parola ci accompagna. Quando Gesù è venuto in Marco 16, 20, ci viene detto che quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. O oh, Mashanda, c'è un altro Dio così? No. Dio che ha accompagnato gli Apostoli e accompagna la sua Chiesa. <ride> In Atti 28, 5 e 6 leggiamo fenomeni meravigliosi. Ma Paolo scossa la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Qui era una vipera velenosa. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma dopo avere lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva alcun male, Cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. Leggiamo nel verso 8 e 9, come continua. Il padre di Publio era a letto colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. <ride> ricorda, ricorda, ricorda. Rileggiamo il verso di Deuteronomio 4:34. Che sei grande Signore, ti vogliamo benedire, ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie con mano potente, e con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio in Egitto sotto i vostri occhi. E qui c'è da aggiungere. Le nostre personali esperienze. Grande Sei Signore, Grande Sei Signore, ho detto prima, mio padre, era molto scrupoloso dal portare sulle spalle il crocefisso e quando non lo portava di seguirlo per devozione. Ma quando suo fratello era posseduto da spiriti immondi, non ci fu nessun santo che lo poteva aiutare, nessuna statua, nessun prete e nessuna reliquia. Anche se mio nonno cercava da tutte le parti di venirne fuori, ma quando è stato invocato il nome di Cristo, mio zio è stato bene, è stato liberato e tutta la famiglia di mio nonno si sono convertiti a Dio e io sono anche un risultato di quella conversione. Ricorda queste cose e poi c'è da aggiungere le esperienze che hai fatto tu sorella, non sono poche, se sei di seconda generazione i tuoi genitori. Se sei di terza generazione, i tuoi nonni, c'è stato mai un Dio così che ha operato potentemente nella nostra vita? Ricorda, <ride> ricorda questa mattina e diamo gloria all'agnello di Dio come abbiamo cantato. Gloria al Signore. Abbiamo cantato, voglio lodare il santo agnello di Dio. Questi sono tutti i risultati di quando abbiamo incontrato il Signore sul nostro cammino. Gloria sia resa a Dio. Vogliamo dare gloria a Dio, vogliamo lodarlo col cuore. Cantiamo un'altra volta questo canto, il numero 830. Lodiamolo, ricorda sorella, ricorda fratello, voglio lodare il santo agnello di Dio. Cantiamolo, cantiamolo, lodiamolo. Ricorda sorella, ricorda fratello, che bello. In Deuteronomio 8.2 continua questo servo del Signore così fedele. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi quarant'anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova. Per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato noi i suoi comandamenti. Cioè, richiamare alla mente tutto quello che Dio ha fatto. Tutto fa da test. Come agiamo? Come reagiamo? La nostra fede è più preziosa dell'oro. Se l'oro viene provato nel crogiolo, così deve essere provata anche la nostra fede per reggere la fede in Dio non è fantasia, è fede. E come dice San, San Pietro in primo Pietro 1 Pietro 1.7, dice affinché la nostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Noi siamo in preparazione per il rapimento e man mano il Signore ci prepara anche quando ci sono delle prove, ci aiutano, ci forgiano e ci fanno essere più resistenti, veniamo collaudati. Gloria al Signore. Nello stesso capitolo continua e dice nel capitolo 8 verso 18, ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri. La nostra prosperità non è dovuta alla nostra capacità. Guardiamoci bene dal pensare che noi siamo capaci, come fanno i moderni satanisti. Dicono, Dio sono io. Leggiamo il verso 17. Guardati dunque dal dire in cuor tuo: La mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. In nessun caso Mosè mai disse la mia mano o la mia forza o la mia potenza è riuscito di fare questo. Mai, mai, mai. In numeri capitolo 12 verso 3 è detto che lui davanti agli occhi di Dio era l'uomo più umile della terra, mai si è inorgoglito nella presenza di Dio. Leggiamolo. Ormosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. E qui è detto che non fu lui a scrivere questa, questo verso qualche scrittore, qualche scriva che lo aiutava, perché lui non l'avrebbe mai scritto. Alleluia. Gloria al Signore. Siamo in preparazione per il rapimento. In nessun caso Mosè mai disse la mia mano o la mia potenza, perché come dice in Proverbi 10:22, leggiamo insieme, dice... Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. La benedizione da Dio arricchisce senza tormento, senza logorio del cuore, senza ansia. Nel capitolo 9 continua e dice 9, 7. Ricordati ancora una volta, non dimenticare come hai provato provocato a lire il Signore il tuo Dio nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese di Egitto. Come dire, non lo fare più. Fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore. Ci sono tante promesse ma dobbiamo ricordare quante volte siamo stati ribelli e di collo duro. Non siamo andati nella direzione che Dio voleva, ma Dio ci ama. Ma non lo dobbiamo tentare, non lo dobbiamo provocare. Anche questo dobbiamo ricordare. È molto importante. Quando abbiamo offeso Dio, quando siamo venuti meno, è bene che ricordiamo per non ripetere gli stessi errori. Ne faremo degli altri, ma non facciamo gli stessi. Leggiamo il verso 8, che è bello, ricorda stamattina, anche a Oreb provocaste allire il Signore, il Signore si allirò contro di voi al punto da volervi distruggere. Dio non sempre ci passa sopra. E noi dobbiamo ricordare, non dobbiamo essere testardi con Dio. Non si ferma di riportare alla nostra mente anche i nostri ricordi. Nel capitolo 24, verso 9, continua con lo stesso ritmo. Ricordati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece a Miriam durante il viaggio dopo che usciste dall'Egitto. Dobbiamo ricordare anche gli errori fatti, per non ripeterli. Cosa fece Miriam? Leggiamo insieme i numeri capitolo 12 verso 10. Sono insegnamenti molto buoni per noi. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco Miriam era lebrosa, bianca come neve. Aronne che era con lei guardò Miriam e vide che era lebrosa, colpevole di essersi ribellata a Mosè, ma non solo. Lei voleva sopraelevarsi orgogliosamente per dire che lei era una profetessa come Mosè e davanti agli occhi del popolo si presentava come tale. Aveva fatto sviluppare l'orgoglio, era sbocciato l'orgoglio nella sua vita. Nel suo cuore, nel suo essere. E coinvolse anche Aaron, suo fratello. Leggiamo nel verso 1, ricordiamo queste cose, che ci aiutano a non, a non commettere gli stessi errori. Miriam e Aaron parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva presa, poiché aveva sposato una cusita elevando se stessa agli occhi del popolo per screditare Mosè davanti al popolo, faceva l'istigatrice e questo ci aiuta a ricordare che non dobbiamo farlo e non partecipare perché Dio richiamò anche Aronne. Leggiamo il verso 1 che... L'istigatrice era Miriam. Leggiamolo. E poi leggiamo il verso 5. Miriam è la prima istigatrice e Aronne ascoltava e confermava. Parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che ritenevano che questa donna... Era di basso livello e che non poteva far parte della loro famiglia, poiché aveva preso una donna di pelle scura. Ma nel verso 5 Dio scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Miria. Tutti e due si fecero avanti. Ricordiamo che ebbe paura nel verso 10, leggiamo, è verso 11. Dobbiamo ricordare, e la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco Miriam era lebrosa, bianca come neve. Aronne guardò Miriam e vide che era lebrosa. Leggiamo il verso 11. Aronne disse a Mosè, ti prego, mio Signore, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Ricorda, ricorda, ricorda. Ricordiamo. Questi sono esempi per noi. Non dobbiamo essere estigatori. Vedi, quando noi ricordiamo queste cose ci aiutano a crescere e a fare le scelte giuste e non partecipare. Mi dispiace, non partecipo a questo. Ricordo un collega pastore che quando qualche duna lo chiamava, fratello ti devo dire qualcosa, e lui diceva subito, è qualcosa di buono, come dire, mi vuoi seminare un po' di zizzanie negli orecchi? No, ma ti devo dire, ti devo dire. E lui stava un po' e diceva, se è una cosa buona, va bene, se non è buona, voleva dire pettegolezzi, stigazioni, tutte queste cose. Ne ho già tanti da mettere fuori, non me ne portare delle nuove, ti raccomando. Se è importante, sì. Se no io già ne ho tante dentro che devo buttare fuori, non me ne portare ti raccomando, <ride> non partecipiamo, perché qui Dio richiamò anche Mosè, anche Aronne, che fu coinvolto da Varetta alla sorella. Questa paura lo aiutò. Questi sono esempi per noi. In primo Corinzi 10:6 ascolta cosa dice Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come costoro <ride> Esempio a noi Sore, tu capisci? Frate, tu mi ascolti? Oggi c'è troppa roba in giro che stiamo lì con la bocca aperta ad ascoltare cose che dobbiamo escludere. Ti raccomando, frate, sore. Ti raccomando, non devi fare né come Miriam, istigatrice, istigatore, né come Aronne che partecipi. Quel saggio pastore così rispondeva, se è una cosa che serve, che è buona, che posso esserti di aiuto, va bene, se non ne ho già tante da mettere fuori. Per cortesia non mi dire niente, non partecipare. <ride> Questi sono esempi per noi. Ci sono cinque cose pericolose che vengono rielencate in questo capitolo. Una è l'istigazione. Cinque cose non li fece entrare: l'istigazione, l'altra cosa che non li fece entrare, l'idolatria. Verso 7, leggiamo. Sei grande, Signore, ti vogliamo benedire questa mattina. E perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi davanti agli idoli, oh questa nostra Italia tutta idolatria, tutta idolatria, festeggiare vicino a un idolo è pericoloso, non ci lascia entrare nel cielo. Furono uccisi 3.000 uomini dai Leviti, diede ordine Dio a Mosè. In Esodo 32, 28, leggiamo insieme. I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, in quel giorno caddero circa 3.000 uomini, ma subito dopo è scritto che l'Eterno ne fece cadere altri 20.000. 23.000 persero la vita. Nel verso 8 del capitolo 10 un'altra immoralità non li fece entrare. Fu la fornicazione, l'immoralità sessuale. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. 3.000 li aveva fatti uccidere Mosè attraverso i Leviti, che erano coloro che amministravano le cose del Signore, e 20.000 Dio li colpì perché oltre ad essere idolatri, nel bel mezzo della festa dell'idolatria, l'immoralità sessuale, cioè erano due volte infettati spiritualmente e materialmente, L'idolatria e adulterio spirituale, più l'adulterio naturale, Dio intervenne e morirono 23.000. Non so quante, quanti abitanti fa il tuo paese. Fai un po' di calcolo. Se il tuo paese sono 7.000 abitanti, tre volte quando il tuo paese morirono. Se il tuo paese fa 11.500 abitanti, morirono due volte quando il tuo paese... Se fa 2.300 abitanti, morirono 10 paesi quando il tuo. Ricorda, ricordiamo queste cose. Nel verso 9, tentarono Dio. Non tentiamo Cristo. Leggiamo il verso 9. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro tentarono, lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Ma come possiamo tentare Cristo noi? Tentare Cristo noi lo possiamo fare e non ce ne accorgiamo. Discutendo sulla sua parola, non accettando la sua parola come verità. Molte volte noi selezioniamo nella Bibbia, nella parola del Signore. Questo secondo me lo dobbiamo fare, un comandamento di Dio. Questo invece secondo me non serve. Questo vuol dire tentare Dio, tentare Cristo perché Cristo ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La parola di Dio è tutta parola di Dio. Non possiamo dire questo mi va bene e questo no. Questo vuol dire tentare Cristo, opponendoci alla via che Dio ci indica. Anziché mormorare, dobbiamo dire la tua volontà mi va bene, sia fatta la tua volontà. Questi ogni movimento che faceva Dio, loro mormoravano. Così succede anche oggi molto. No, questo va bene, questo non va bene. No, attenzione, non tentiamo Cristo. Leggiamo il verso 10, opponendoci alla via che Dio ci indica. Non mormorate come alcuni di loro mormoravano e perirono colpiti dal distruttore. A volte noi, servitori del Signore, diamo degli insegnamenti, sono biblici, e tu dici, questo fratello è molto anziano, è vero. Perciò non ti va bene la parola che ti viene data, perché tu sei moderno. Ma se la parola che io ti do o il tuo pastore ti dà è la parola di Dio, tu non stai mormorando contro il fratello, stai mormorando contro chi ha fatto scrivere quella parola. Quella parola è stata ispirata dallo Spirito Santo e chi la sta leggendo, come sto facendo io, sta leggendo la parola di Dio. Se tu mormori su quello che io ti dico, tu non mormori verso di me, stai mormorando. Contro Dio che l'ha scritta, perché che c'entro io? <ride> Opponendoci alla via che Dio ci indica, anziché mormorare, ah, dobbiamo dire, sì, Signore, la Tua volontà sia fatta. Mosè non si fermava, voleva a tutti i costi che il popolo si fosse ricordato. Così desidero pure io, che tu possa ricordare sempre, sempre. Leggiamo il capitolo 32, verso 7. Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi. Ed essi te lo diranno. Prendiamo lezione, lezioni spirituali dal passato, su quello che leggiamo e anche dalle nostre esperienze personali, gli errori fatti o oh, le vittorie avute. Sono lezioni che ci servono. Non dimenticare. Leggiamolo un'altra volta. Che bello! Quando noi ripassiamo la parola del Signore, essa diventa nutrimento. Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. Alleluia. In primo Corinzi 10:11 dice così. Ora queste cose avvennero loro per servire di da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Noi siamo proprio alla porta del cielo, alla fine delle epoche, cioè il rapimento può venire da un'ora all'altra, ma Signore aiutaci a essere pronti. <ride> che bello, Signore, grazie, grazie, grazie. Non ti piace camminare così con quel bagaglio di conoscenza passata che ci aiuta a non ripetere gli stessi errori? Edificarci con quelle cose belle, positive, con quegli ammaestramenti che ci vengono sempre più chiari quando camminiamo col Signore. Chiudiamo le porte al peccato, apriamo le porte ai ricordi benevoli che vengono da parte del Signore. Noi anziani timorati di Dio, cerchiamo sempre di ricordare e di far ricordare anche Pietro nella sua vecchiaia. Nella seconda epistola, non la prima perché era più giovane, la seconda, in primo Pietro 1,12 dice così: E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Ci serve anche questo, però è secondo Pietro 1.12. Chiedo scusa per l'errore fatto. È la seconda epistola. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose. Non è solo Mosè, anche Pietro. Benché le conosciate, siate saldi nella verità che è presso di voi. La verità la dobbiamo ripetere perché i credenti dimenticano facilmente. Mi ci metto pure io come Pietro, questa mattina, questo giorno. Signore, aiutami. Mi ci metto pure io come Pietro. Ritengo che sia giusto ricordare a te, come faceva Mosè, come faceva Pietro. Anch'io non sono giovane. Finché resto in questo corpo, anch'io non mi voglio fermare. Nel verso 13 leggiamo, finché sono fisicamente in questo corpo e ritengo che sia giusto, finché sono fisicamente in questo corpo, di tenerti desta, desto ricordando te. Alleluia, gloria al Signore, finché sono fisicamente con voi di ricordarvi che il ritorno del Signore che oggi è più vicino di ieri e perciò dobbiamo essere pronti sempre con l'olio nella lampada e sempre attivi nel servizio perché la salvezza oggi è più vicina di ieri. Ogni giorno siamo più vicini al porto. Per la partenza noi non dobbiamo entrare nella terra promessa, passare il Giordano, abbiamo passato il Mar Rosso, adesso dobbiamo passare il Giordano. No, quelle sono figure. Adesso dobbiamo entrare nel cielo direttamente. Come dice in 2 Tessalonicesi 4,17, leggiamolo perché questo mi piace, e da un momento all'altro non ci troviamo più qui in un batter d'occhio, leggiamolo. 1 Tessalonicesi 4,17 Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. <ride> Nell'epistola ai, ai Corinzi dice: In un batter d'occhio saremo trasformati. E questo, perciò, noi dobbiamo essere sempre. Sempre ben vestiti, dobbiamo partire vestiti di giustizia, vestiti di opere, vestiti di servizio. Finché sono fisicamente con voi, vi ricordo il ritorno di Gesù oggi è più vicino di ieri. In Romani 13:11 dice così: E questo dobbiamo fare. Conci del momento cruciale. È ora ormai che ci svegliamo dal sonno perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. Santifichiamoci, viviamo una vita santa. <ride> Facciamo pulizia, scegliamo sempre il meglio, ogni giorno, finché la nostra mente regge, finché abbiamo la possibilità di scegliere, finché abbiamo la possibilità di poter avere il discernimento. Perché quando perdiamo la testa, neppure quello siamo più capaci di fare. Secondo Corinzi 5:10 ci fa comprendere che noi siamo consapevoli di una cosa molto importante. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Perciò, come dice in 1 Corinzi 15:58 operiamo bene, muoviamoci bene, collaboriamo bene, siamo collaboratori di Dio, muoviamoci attivamente, dice così carissimo, perciò Fratello mio carissimo, sorella mia carissima, stai salda, incrollabile, sempre abbondante nell'opera del Signore, sapendo che la tua fatica non è vana nel Signore. Con la consapevolezza, in Secondo Corinzi 5,11 dice così: Dobbiamo avere una consapevolezza nella nostra vita. Leggiamolo. Consapevoli dunque del timore che dobbiamo avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. Ma prima dobbiamo essere convinti noi, perché se non siamo noi convinti, cosa vogliamo convincere? E Dio ci conosce a fondo e spero che nella tua coscienza conosci anche me stamattina. Spero che nella tua coscienza conosci anche me se il mio messaggio è accettato da Dio, che io chiedo a Dio ogni volta di poter parlare a te. Prima che vengo qui chiedo al Signore il messaggio che vuole che devo portare e questo mi dà certezza che se è lui che mi guida per portare il messaggio a te vuol dire che lo puoi accettare anche tu perché se va bene per Dio va bene anche per te io non preparo mai un messaggio senza chiedere al Signore cosa vuole che io dica. Se Dio approva ciò che io preparo in sua presenza, vuol dire che va bene anche per te se tu vuoi fare la volontà di Dio. Se il mio messaggio è accettato da Dio, Sarà accettato anche da chi ama Dio. Per spiegare meglio voglio dire: Gesù diceva così: se uno vuol fare la volontà di Dio, saprà se questa dottrina è da Dio o è dagli uomini. Se tu vuoi fare la volontà del Signore, saprai se io sono un servo di Dio che ti parlo, o sono uno che fa giusto per passare il tempo. Signore, aiutaci e facci restare fedeli a te. Ascolta quando il Signore parla, perché è la Sua parola è anche oggi. Il Signore ci ha portato a ricordare e vuole che ricordiamo come Mosè. Ogni giorno cercherò di ricordarti che noi stiamo per partire. Il Signore sta per ritornare e noi ci dobbiamo santificare. Signore aiutaci. Perciò Ricorda, ricorda ciò che devi ricordare, il bene e il male, in modo che continui a selezionare per santificarti, perché il Signore sta per ritornare e ci vuole pronti. Lo vogliamo ringraziare insieme? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, grazie che tu hai riportato alla mente non soltanto ciò che ci ha detto Mosè, non soltanto ciò che è scritto nella tua parola, ma hai riportato nella mente di ogni buona coscienza quanto hai fatto per noi. Dacci un cuore riconoscente. Sempre desideroso di servire te e di metterti al primo posto nella nostra vita. Se non lo abbiamo fatto fino in questo momento, ti chiediamo ora, vogliamo fare così, Signore, dare a te un posto speciale, un primo posto in ogni cosa. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto quei versi che ti hanno... allargali un poco perché qualcuno non riesce a leggerli. Fai una foto sulla televisione. Tu che ne hai bisogno, così ricordi, vai a rileggerli. E ricorda anche tu, ricorda, ricorda. Ricordati che sei stato schiavo e ora il Signore ti fa riposare, ma il riposo più bello è quello che abbiamo davanti. Deuteronomio 5:15, 1 Corinzi 12:2, Matteo 11:28, Deuteronomio 7:19. 434, Marco 16,20, Atti 28 5, Deuteronomio 8,2, Primo Pietro 1,7, Deuteronomio 8 18 8, 17, Proverbi 10,22, Deuteronomio 9 7 8, 24, 9 Numeri 12:10, 12:1 12, 10, 12, 1, 12 5, 1 Corinzi 10 6, Esodo 32 28, 1 Corinzi 10 8, 10 10, Deuteronomio 32 7, 1 Corinzi 10 11, 2 Pietro 1, 12 e 13, Romani 13 11, 2 Corinzi 5, 10 e 11. Gloria sia resa a Dio. Ebbene, anche oggi il Signore ci ha parlato. Ci vediamo domattina, a Dio piacendo, alle 10.30 per la solita visita pastorale. Stasera ci sono altri fratelli che saranno presenti. Segui parole di vita, ascolta che il Signore si serve di questo canale per parlare a te. Ti voglio ricordare di prendere, avere con te sempre una porzione della parola del Signore. Da dare a qualcuno. Se non lo puoi fare, ordinali e li diamo a, alla tenda di Cristo e la risposta che stanno evangelizzando tutti i giorni. Prendi il Nuovo Testamento, costa 1,50 euro, sono 600 pagine. C'è un'introduzione, c'è il parlare di Gesù scritto in rosso. Leggilo, guarda, parlare di Gesù è scritto in rosso, è scritto grande, leggilo, regalalo, non ti fermare, seminiamo la parola del Signore. Se conosci dei fratelli che vanno nel carcere dai carcerati, digli di chiamarci che glieli mandiamo per i carcerati. Se sei nel carcere, ti saluto e qualche fratello viene per parlarti del Signore, digli che ci telefoni, che gli diamo i nuovi testamenti così li porta ad altri carcerati. Se tu non li puoi distribuire, ordinali, noi li prendiamo e li diamo a chi li va a distribuire nelle carceri. Così insieme collaboriamo per far conoscere la parola del Signore. In Ebrei capitolo 13 verso 3 dice, ricordatevi dei carcerati. Come se voi foste nel carcere, seminiamo la parola del Signore, preghiamo che il Signore la faccia crescere, che lo Spirito Santo unga la sua parola e porti salvezza, che possano ricevere Cristo nella loro vita, nascere di nuovo e testimoniare della potenza del Vangelo. L'Evangelo è la potenza di Dio. Collaboriamo. Ora è il nostro turno. Questa è la generazione che ci siamo noi. Ma il Signore sta per ritornare. Muoviamoci. Facciamolo col cuore. Perché il Signore... Ha un premio da poterci dare. Per cominciare la vita eterna e poi ancora di più. Ci vediamo domattina. Dio ti benedica. Pace, buona giornata. Ti benedico nel nome del Signore.